Oggi abbiamo deciso di fare un po' di pesca in mare, ma vogliamo fare una pesca cittadina. Perché questo è un posto particolarmente favorevole? Si scopre dietro le mie spalle. Vedete quel torrente che entra? Crea un giro di correnti e un ingresso di acqua dolce che è praticamente a pochi metri da dove pescheremo. Quindi questa è una zona dove sicuramente il cibo per i pesci, il cibo naturale per i pesci non manca. E quindi c'è probabilmente la presenza di più specie e il sargo non può mancare in questo tipo di situazione. La pastura da sargo deve essere molto sapida, saporita. Partiamo con una base di sarda macinata. Aggiungiamo del pellets, della farina di pellets. Amalgamiamo tutto con un po' di olio di sarda per non farci mancare nulla. Adesso aggiungiamo dello sfarinato bianco. D'acefalo. Quello d'acefalo, esattamente. Un bel pesce? È un bel pesce. Ma che bello, terminale bello. Hai? Ha un terminale dello 0,28. Allora, anche se bello, penso che verrà su parecchio sudato. Abbiamo preso un punto abbastanza sicuro, perché va bene che ha dei bei denti, ma tagliare l'acciaio non è semplice. Dai, allora, è arrivato un altro, i sarghi iniziano ad entrare in pastura. Quello che c'è di bello è che con questi fili si possono tirare su dal guadino senza troppi problemi, Poi? Certo, il boccone gliel'hai fatto grasso. Il boccone gliel'ho fatto grasso, ma così riesco a prenderli tutti sul labbro ed è più facile liberarli.